Benvenuti a Torino Web News in queste giornate uggiose di giugno che tengono ancora l'estate fuori dalla porta, forse l'ultima occasione per godersi al chiuso il tepore e la magia del cinema. Proprio per questo oggi siamo venuti a mostrarvi la nuova mostra allestita al Museo del Cinema che raccoglie le fotografie di Sam Shaw, uno dei migliori fotografi della Hollywood anni 60. La mostra è intitolata Rebels e si concentra su due grandissime star di quegli anni, Marlon Brando ed Anthony Quinn. I due volti della vendetta, film del 1961 scritto da Sam Peckinpah con alcuni interventi di Stanley Kubrick, diretto dallo stesso Marlon Brando, e Zorba il Greco del 64, diretto da Kako Yannis con Anthony Quinn. Sam Shaw ha passato lunghi periodi sui set di entrambi i film, oggi quasi dimenticati nonostante il grande successo di pubblico ottenuto all'uscita. Critiche entusiastiche per Brando alla regia e ben due Oscar a Zorba il Greco. La fotografia di Sam Shaw ha lo scopo di cullare il mito del divo e valorizza al massimo i due attori. Composizioni stilisticamente perfette, curate nell'inquadratura, interessate a cogliere l'energia e la vitalità dei due attori, due figure di ribelli, personaggi insofferenti alle regole, vigorosi e mai riconciliati con la vita. Melissa, tu sei la nipote di Sam Shaw, gestisci l'archivio insieme alla tua famiglia. Perché e come nasce l'idea di dedicare una mostra proprio a Marlon Brando ed Anthony Quinn? Mio nonno veramente era un uomo e un artista molto libera. Non era un conformista, si dice così. E quindi Antonio Quinn e Marlon Brando era la stessa cosa. Sono tre uomini che hanno vissuto la vita come volevano loro. Era un buon amico di Antonio Quinn per tutta la vita. Ci sono conosciuti negli anni 50. E anche la stessa cosa con Marlon Brando. Hanno lavorato insieme, ma erano anche gli amici. E quindi l'idea era già lì. La mostra, curata da Alberto Barbera e Armand Deria, resterà al museo fino al 17 settembre. Sul sito del Museo Nazionale del Cinema trovate tutte le informazioni e i dettagli, dall'orario di apertura al costo del biglietto. E dopo aver visto la mostra, vediamo adesso quali sono gli altri appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. Antonio Fontanesi, declinazioni sul tema del paesaggio, una mostra che indaga lo stile disegnativo con cui Fontanesi affronta il paesaggio nel maturare degli anni, alla GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna, fino al 26 settembre. Anni 70 fra memoria e nostalgia, una mostra fotografica antologica di Pietro Lombardi che racconta l'Italia degli anni 70, frutto di una grande passione per la vita e le tradizioni locali, al Museo di Scienze Naturali fino a domenica 27 giugno. Passiamo alla musica, Festival Chopin, una maratona pianistica, seconda parte delle serate musicali del Conservatorio, dove e quando? Al Conservatorio Giuseppe Verdi, domenica 20 giugno alle ore 19. Simone e Marco Cremona invece al clarinetto e Simeon Bekiev al pianoforte per i concerti di Santa Pelagia, la chiesa di Santa Pelagia, lunedì 21 giugno alle ore 21. Chiudiamo con la musica pop, domenica 20 giugno Pagella Rock Summer a Colonia Sonora, nell'ambito appunto della rassegna che si tiene d'estate al Parco della Certosa Reale di Collegno. Martedì 22 nella stessa rassegna si esibiscono i Deftones con In Linea 77. Ringraziamo il Museo del Cinema per averci ospitato e vi diamo appuntamento la prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.